Il nostro saluto vi arriva da COP.fi di Ponte Ema, che questa settimana ci ospita. Cominciamo con un'arditezza. Ma è possibile donare occhi a un bosco? Unicop Firenze lancia una raccolta fondi per installare sul Monte Pisano delle telecamere di videosorveglianza anche in seguito al grave incendio di settembre. Beh, nel primo servizio di questa settimana siamo andati a Calci per vedere com'è la situazione oggi. L'area interessata all'incendio si aggira sui 1300 ettari, di cui 1000 ettari di bosco e circa 300 di colture agricole. Il versante del Monte Pisano che guarda Calci oggi è una foresta nera. Serviranno 15 anni prima che la natura ripopoli i 1300 ettari di bosco andati in fumo. Dopo l'incendio del 24 settembre, uno dei più estesi in Toscana negli ultimi anni, si contano i danni, oltre 6 milioni di euro, ma si pensa anche a come prevenire le fiamme in futuro. Una risposta arriva da Unicop Firenze, che da Calci ha lanciato la raccolta fondi Gli Occhi del Bosco per potenziare il sistema di videosorveglianza sul monte. Si può donare le casse dei punti vendita COPFI, almeno 1 euro 100 punti, online sulla piattaforma web Eppela, ma anche durante le iniziative organizzate da quattro sezioni soci: Cascina, Pisa, Valdera e Val di Serchio Versilia. E voi avete visto i tantissimi volontari che tutti i giorni ancora lavorano su Monti Pisani. Ecco, questo io credo che la comunità di Calci e di tutta la provincia di Pisa abbia dato un esempio fondamentale per la salvaguardia del territorio. Noi come sezione soci sicuramente metteremo tutte le nostre forze per diffondere, ecco, diciamo così, questa iniziativa e soprattutto per raccogliere poi i fondi per finanziarla. Più telecamere ad alta risoluzione, più occhi sul bosco interconnessi con la protezione civile. Il nuovo piano di videosorveglianza interesserà 5 comuni: Calci, Buti, Vico Pisano, Pisa e Cascina. Permetterà di vedere nascere un fuoco, capire meglio anche a livello di indagini come è nata e come si è evoluta un determinato fenomeno, tenere un occhio sul bosco e avere poi in caso di emergenza strumenti che sono fondamentali per vedere e far agire in sicurezza gli operatori di spegnimento incendio, gli operatori di protezione civile e più in generale tutelare tutta la popolazione. Ci rendiamo conto che un sistema di videosorveglianza è sicuramente un sistema necessario per prevenire o quantomeno intervenire con un certo anticipo in eventi calamitosi come questo. Ma adesso sul Monte Pisano si continua a lavorare per la messa in sicurezza del terreno e a preoccupare il rischio idrogeologico. Il 50% del bosco di Calci è andato in fumo. Questo per il nostro paese, che era un paese sempre considerato verde, è una grande disgrazia, ma soprattutto il problema è dovuto ora al problema delle piogge e quindi noi stiamo lavorando alacremente per cercare di arginare dei possibili erosioni e che portino tutto il detrito a valle. La campagna di crowdfunding su Eppela dura fino a gennaio, anche con ricompense per i più generosi come visite guidate sul territorio, ma le iniziative delle sezioni soci andranno avanti fino alla primavera. Fiocco rosa all'interno della nostra trasmissione. Salutiamo la nascita di una nuova rubrica. Sai cosa mangi? Questo è il titolo di questo viaggio che ci racconta quelli che sono i controlli fatti sui cibi che quotidianamente consumiamo. Cominciamo questo viaggio con l'olio. I carabinieri forestali si occupano nell'ambito del settore dell'agroalimentare di tracciabilità ed etichettatura. L'attività dei carabinieri forestali è anche quella di sensibilizzare alla conoscenza dell'etichetta, perché l'etichetta come carta d'identità del prodotto consente di diventare dei consumatori consapevoli.
frantoio il controllo ha inizio con una verifica documentale della quantità di olive in entrata e dell'origine delle olive. Questo è un fattore molto importante perché la maggior parte delle truffe nel settore oleario riguarda proprio la classificazione di oli italiani con olive provenienti da altri paesi o addirittura con oli provenienti da altri paesi. Segue poi l'ispezione del processo di trasformazione, che diciamo, è atto a verificare che questo si svolga secondo la normativa vigente. L'olio prodotto, che deve essere compatibile per quantità con il quantitativo di olive in entrata all'interno del frantoio, viene poi inviato presso i silos, dove il produttore gli attribuisce un lotto di produzione prima di inviarlo alla fase di imbottigliamento. Qui l'attenzione del controllo si focalizza sulla tracciabilità del prodotto, in quanto ci sono delle movimentazioni all'interno dell'azienda, prima di seguirlo nella fase di imbottigliamento, dove l'attenzione verrà catalizzata sulla etichetta, in quanto diciamo, è la vera e propria carta d'identità del nostro olio. Sullo scaffale non trovo solo olio italiano, soprattutto quando ci possono essere stati in effetti delle criticità nella produzione stessa dell'olio di oliva. Possiamo trovare quindi dell'olio comunitario, derivante quindi da olive comunitarie, miscele di oli comunitari e non comunitari. E l'importante è che chiaramente ci sia scritto in etichetta, perché questa, l'origine dell'olio, la provenienza, è un carattere assolutamente obbligatorio. Quindi il consumatore, nel momento in cui ha in mano la bottiglia, può sapere che l'origine dell'olio e a quel punto decidere se vuole acquistarlo o meno. Facciamo controlli analitici e controlli lungo tutta la filiera. Tra l'altro noi abbiamo certificato il nostro sistema di controlli. Dal 2013 inoltre, come COP, abbiamo acquistato un naso elettronico, un gas cromatografo di seconda generazione, molto evoluto, che ci può aiutare a individuare quelle che sono le sostanze volatili presenti nell'olio e a indicarne quindi la provenienza. Inoltre, sul nuovo raccolto si fanno delle analisi molto specifiche, perché vogliamo essere certi che quando si dichiara nuovo raccolto siano effettivamente le olive della campagna olearia in corso. Un murales, bello, grande, oh ma grande davvero, grande quanto un condominio, forse qualcuno di voi l'avrà già visto nella prima periferia di Firenze. Bene, nel prossimo servizio cercheremo davvero di saperne di più. Io sono contento di lasciare delle tracce, nel senso, anche quando non ci sarò più, comunque quest'opera continuerà a rimanere, anche perché c'è stato un trattamento particolare per farla conservare. Credo che comunque sia importante lasciare questa figura, questo dipinto, che però rappresenta molto di più che una semplice rappresentazione artistica. Gli occhi ridenti di Mandela ci devono far pensare a quello che Mandela diceva, soprattutto oggi, insomma, in un momento di grande incertezza. Mandela diceva che tutti abbiamo paura, e quindi anche oggi abbiamo paura di quello che succede, di quello che succederà, di quello che ci è più lontano e estraneo. Ecco, ma il coraggio non sta tanto nel vincere la paura, perché la paura tutti ce l'abbiamo, sta nel cercare di superarla e di fare in qualche modo atti, ognuno nella nostra vita quotidiana, che cerchino di superare la paura che è in noi. Avevamo bisogno di raccontare fuori dal Nelson Mandela Forum il volto di Nelson Mandela. Il suo grande sorriso, la sua capacità di stare in carcere per 27 anni, in cui 18 e qualche mese nella cella abbiamo riprodotto davanti al Nelson Mandela Forum. Per questo motivo, fuori dal Nelson Mandela Forum, raccontare alla città
un volto vuol dire una storia. Tra l'altro che il murales di Mandela, che è un simbolo sulla lotta per il tema dei diritti, sia fatto sulla facciata di un condominio di case popolari assume un significato ancora più importante. Abbiamo deciso tutti insieme di chiamarlo il condominio dei diritti. Non è solo un murales con un valore artistico, ma un murales con un valore simbolico importante, in modo che tutti i cittadini che passano da qui possano fermarsi e riflettere. In questa piazza nella quale abbiamo lavorato per molto tempo, per alcuni anni, no? Siamo partiti con la permacultura, infatti non possiamo ammirare nella sua bellezza, il massimo splendore nel verde, nel giardino, eccetera. Poi abbiamo lavorato molto con la socialità, abbiamo portato tante persone durante l'estate, c'è un programma abbastanza fitto. Poi abbiamo messo insieme anche gli artisti di strada, che un murales che è stato realizzato all'inizio di quest'anno, praticamente nella primavera, e adesso è arrivato il murales di Mandela. Che abbiamo messo insieme questi tre argomenti molto molto importanti e possiamo veramente dire che questa piazza può essere veramente restituita ai cittadini del nostro quartiere e soprattutto fatta vivere. Finisce qui la nostra trasmissione, a me non rimane che salutarvi circondato da questo clima natalizio che ormai ci pervade, ma prima, molto prima per quanto ci riguarda, c'è da ricordare l'appuntamento tra 7 giorni con una nuova trasmissione. Ciao a tutti.